Gianni Colacione per Libri.tv. Oggi è 19 giugno, una giornata caldissima qui alla sede della Lidu a Roma, in compagnia con Ilaria Guidantoni, autrice del libro Tunisia, taxi di sola andata, per gli edizioni Norepli, se non sbaglio. Siamo appunto a questa presentazione, che peraltro è stata abbastanza interessante, che abbiamo seguito, e dal dibattito che c'è stato io volevo chiedere a Ilaria, appunto, siccome appunto lo scenario di questo libro è la rivolta, diciamo che il primo anello delle cosiddette rivolte arabe, questa in Tunisia, è una storia tutta femminile nella protagonista, femminile ovviamente nell'autrice, e volevo chiederle se appunto proprio una caratteristica di queste rivolte arabe, in particolare in Tunisia, potrebbe essere proprio la sua caratterizzazione femminile, nel senso che se c'è qualcosa che sicuramente non sarà più come prima, potrebbe essere proprio la condizione femminile all'interno di questo mondo che più o meno estremizzato, ma comunque sia un mondo islamico. Ecco, volevo sapere cosa pensava di questa cosa Ilaria Guidantoni. È una rivoluzione sicuramente in gran parte femminile ed è una rivoluzione dei giovani, perché la Tunisia è un paese giovane tra i giovani, cioè un paese molto giovane rispetto alla media del mondo arabo, che già sono paesi giovani. Le donne hanno avuto nella rivoluzione un ruolo importante di sostegno e hanno approfittato, nel senso migliore del termine, del momento della rivoluzione per sollevare la cosiddetta questione delle tre riserve. Le tre riserve sono la parità nella legittima dell'eredità, mentre oggi due terzi vanno al figlio maschio, parità nell'accesso della vita pubblica. Infatti, addirittura in vista delle elezioni democratiche del 23 ottobre scorso, si era profilata l'ipotesi di avere il 50% delle elette, ovviamente ipotesi difficile da praticare soprattutto in alcuni paesi remoti del paese, che poi è stata temperata nel 50% delle elette, una questione sicuramente di primaria importanza e di avanguardia nel panorama comunque internazionale. La terza questione è quella della patria potestà condivisa, cioè dell'affido congiunto, che è molto importante perché la Tunisia, purtroppo da un certo punto di vista per la sua emancipazione, ha molti casi di divorzio, e quindi il fatto che l'affido non sia congiunto ma spetti solo all'uomo crea molti problemi ai figli. Queste sono le tre questioni sulle quali stanno lottando in un nascente femminismo costituito, anche se la tradizione femminista tunisina alimentata dalla cultura francese è molto presente. Direi che la condizione della donna tunisina è sicuramente privilegiata rispetto a tutto il resto del mondo arabo. Mediamente la donna tunisina è colta, perché è stata dedicata fino dagli anni 50 da Bourguiba una grande attenzione all'istruzione femminile, assolutamente paritaria rispetto all'uomo, ed è anche molto tutelata nella salute e nei diritti. Sicuramente però nell'esercizio della tradizione, soprattutto nei ceti più bassi, nei paesi rurali, nelle zone remote del paese, c'è bisogno di avanzare. Diciamo che il mio libro incrocia due rivoluzioni: la rivoluzione della protagonista, che è una rivoluzione interiore, che è impersonata da Sophie, donna francese di origine italiana, e la rivoluzione delle donne tunisine, rivolta che non si concretizza e non si riduce solo a una rivolta di piazza, a una rivolta tra virgolette armata, ma è anche una rivolta intellettuale. In questo c'è un lato molto femminile e molto importante di questa rivoluzione, una rivoluzione creativa. Le donne urlavano degli slogan poco dopo il 14 gennaio alla caduta di Ben Ali, dicendo fermate, non è il momento di avanzare ancora richieste, ma è il momento di rimboccarsi le maniche e di costruire insieme. Quindi un invito sicuramente al dialogo. E le donne occidentali, la protagonista in questo particolare, ha molto da imparare dalle donne tunisine, perché le donne occidentali fanno richieste ma hanno smesso di sognare, che è la vera rivoluzione che ci hanno insegnato. Grazie Ilaria. Io volevo farti adesso una piccola domanda rapida, un pochino sull'esperiente, diciamo, letterario e narrativo, diciamo, del taxi, insomma, una cosa che vanta una letteratura notevole, insomma, anche cinematografica, questa dell'esperienza letteraria, usare il taxi come
canovaccio per una narrazione. A te, ecco, questa cosa come è venuta in mente? Era stata una cosa premeditata in qualche modo, oppure proprio da una esperienza lì estemporanea, di presenza così come ci hai raccontato, facile di poter anche parlare, socializzare, per quanto spesso ti hanno anche detto con un certo pericolo, nei taxi, ti è venuta lì sul luogo questa idea? Il libro è nato proprio dalle conversazioni dei tassisti, su uno dei quali ho incontrato il mio personaggio immaginario Sophie, e Sophie poi mi ha portata a raccontare questa storia che è nata cammin facendo, ma il libro nasce proprio come un viaggio nella Tunisi ribelle sui taxi. Perché i taxi? Perché sono il nostro primo punto di contatto in un paese straniero, sono l'ultimo quando ripartiamo, sono il nostro accompagnatore, la nostra guida e qualche volta anche il nostro pericolo. A Tunisi se ne trovano tantissimi, sono chiacchieroni, loquaci, qualche volta attaccabrighe, sono molto economici, quindi se ne prendono tanti, e grazie alla loro economicità hanno la possibilità di vedere a 360 gradi la società tunisina, quindi ci fanno anche da specchio. Un specchio deformato come il grande orecchio sotto binari, e qui si può dire che c'è sicuramente la mia esperienza personale. Io fui messa in guardia dai tassisti la prima volta che sono andata a Tunisi. Poi i tassisti si sono scoperti tutti rivoluzionari, quindi Nahdist, dopo le elezioni del 23 ottobre scorso, che ha portato il partito islamico al potere, al governo. Interessante perché il tunisino ha un culto per l'auto. Pensiamo che a Tunisi c'è una concessionaria Jaguar. Ma i tassisti invece tengono le loro macchine in condizioni pietose, e questi tassisti rumorosi, caldi, sono in fondo uno spaccato di vita. C'è sempre musica ad alto volume, tanta musica egiziana, perché hanno il mito in tutto il Maghreb dell'Egitto a livello cinematografico e musicale. E tutta la musica e la radio che racconta, come dire, il viaggio nella contemporaneità più immediata. È un luogo nel quale si prega, dove nel quale ci sono i simboli della preghiera, come il loro rosario con i 99 nomi e attributi di Allah. È un luogo nel quale si mangia, si fuma, perché in Tunisia non ci sono divieti di fumo, e si chiacchiera molto. Quindi è diventato spontaneo, un racconto, come dire, involontario, e alla fine la mia protagonista è capitata per caso su un taxi. E con questa, diciamo, descrizione del taxi Tunisi, quasi un'esperienza umana, ringraziamo Ilaria Guidantoni, ricordiamo il suo libro Tunisi Taxi di sola andata per le edizioni Non Repli, e le diamo appuntamento su libri.tv. Grazie.